questo è il laboratorio di microscopia elettronica del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. Qui questo che vedete è un microscopio elettronico a scansione, diciamo che è uno strumento che si utilizza prevalentemente per fare analisi di tipo morfologico e chimico, di micro o nanostrutture. Essenzialmente studiamo strutture biologiche oppure anche rocce, minerali, anche se comunque questo, essendo uno strumento molto versatile, si presta per analisi in parecchie tipologie di campione, quindi in parecchi campi di applicazione. Qua noi riusciamo a lavorare a una scala abbastanza elevata, quindi arriviamo anche a oltre i 100.000-200.000 ingrandimenti, quindi riusciamo a vedere delle microstrutture che normalmente non sono visibili all'occhio nudo, ma nemmeno in microscopia ottica. Noi stiamo vedendo dei microorganismi che sono stati filtrati attraverso una membrana polimerica. Queste sono tutte nanoplancton. Riusciamo anche a eseguirne un'analisi puntuale su una parte di esso. Questa strumentazione ha una valenza sia da un punto di vista didattico che scientifico, perché noi con questo strumento riusciamo ad avere un'analisi completa sia da un punto di vista morfologico che chimico di ciò che stiamo osservando. Questo invece è il laboratorio di microsonda elettronica. In questo laboratorio si fa prevalentemente analisi chimica, generalmente su minerali, rocce, metalli, materiali che è necessario caratterizzarli da un punto di vista chimico. Questo laboratorio è frequentato da ricercatori e pure da studenti che svolgono le loro tesi di laurea. Questo è il nostro minerale. Noi possiamo stabilire un punto analisi e quindi realizzare un'analisi chimica. Quello che otteniamo è uno spettro da cui poi si risale alla composizione mineralogica. Però oltre a questo è possibile anche fare delle mappe composizionali a colori, come queste che vedete sullo schermo, in cui dalla microfotografia a falsi colori riusciamo a ottenere la distribuzione di elementi all'interno della nostra immagine. In questo caso, per esempio, questa è la distribuzione del potassio, questa è la distribuzione del calcio e questa è la distribuzione del magnesio. Dall'associazione dei colori si può sapere che questo, per esempio, è un fosfato di calcio, quindi è un'apatite, mentre queste qua sono minerali che contengono essenzialmente magnesio. La composizione chimica poi ci permette di caratterizzare in maniera univoca il materiale che stiamo osservando, e questo si ha parecchi campi di applicazione, sia da un punto di vista della ricerca scientifica ma anche quella industriale e tecnologica.